Questa si è rotta. Un momento. Quella sta già andando? Sì. Sì, okay. Sì, arrivo. Sì, sì. Poi ti... se vuoi lo tengo io. No, stai tranquillo, se vuoi ce l'ho. Ok. La prima cosa che da bambina mi ricordo mi ha colpito e su cui ho cercato di addirittura di fare piccoli segnetti strani su un foglio di carta da piccolissima, mi ricordo, mi colpiva quando ero in campagna che camminavo il rumore della ghiaia o il rumore invece diverso su un altro tipo di terreno. Il rumore è stata la prima cosa che mi ha fatto mi ha fatto riflettere su al di là di quello che poteva essere il gioco fino a se stesso. Allora cominciavo a riflettere sulle cose, il suono, perché lo sentivo, come mai, e mi era venuta voglia di disegnarlo con le matite. E allora mi ricordo che facevo con delle matite degli strani ghirigori che secondo me potevano corrispondere al suono che facevo con le mie scarpe quando camminavo. Quindi credo che sia come, proprio come respirare, così come mi piaceva ridere, mi piaceva camminare, così mi piaceva riflettere sulle cose che stavo facendo e mi piaceva riprodurle, e alcune cose che particolarmente mi stuzzicavano la mia fantasia. E la prima cosa che ha stuzzicato la mia fantasia è stato il rumore del terreno. Ho cominciato, credo, con la voglia di rappresentare quello che vedevo. Ho immagazzinato tanti percorsi della storia dell'arte e ho cercato per un po' con la pittura di farli e nello stesso tempo di cancellarmeli dall'esperienza. Cioè disegnavo per capire, dipingevo per poter andare oltre, per poter digerire completamente la cosa vista. Devo dire, un incontro importante sì è stato con Casorati, quando erano così appena uscita dal liceo artistico, lavorando su un paesaggio. Casorati era lì per un premio di pittura a Cervo, ha visto sto paesaggio che stavo facendo, sto vecchietto si è seduto lì a guardarmi, non sapevo che fosse Casorati, era lì che stava facendo una gita. E poi mi sono messa, c'era vento e questo cavalletto, questa tela muoveva velocemente, non riuscivo a lavorare, l'ho tolta e allora l'occhio, ho messo sta tela che avevo davanti per terra, ho disegnato la radice, la terra, e questo lo ha ingrippato e lui mi ha detto di fare questo lavoro, finirlo e mandarlo ad un concorso di pittura che si chiama Quadriennale di Roma, eravamo nel 59. E allora io questo l'ho fatto, è stato accettato, e quella è stata forse la prima molla che mi ha fatto capire che dell'impegno che dovevo prendere sulla pittura. Ecco, mi ha messo di fronte ad una scelta di vita praticamente, senza insegnarmi con le parole nulla, mi ha insegnato tutto, perché ho capito da quel momento che il gioco era finito. Che allora dovevo, questa cosa poteva diventare importante, che era un impegno che io mi prendevo per dare delle comunicazioni, per parlare con gli altri. Ero anche molto timida, parlavo poco. Poi il momento in cui sono riuscita a restaurare dei succhi d'erba e sono entrata in un mondo di materiali particolari che mi hanno affascinato, e da lì è nato questa scelta, un impegno diverso con il lavoro. Trasformare in pittura una curiosità particolare su degli elementi, su dei materiali poveri che hanno già di per sé una loro simbologia, una loro storia, una loro sapienza, e combaciava in quel momento con la mia scelta politica, perché era un recupero comunque della natura, della manualità, del contatto più umano con la terra. E da allora è diventata una continua empatia tra me e il materiale, e mi ha affascinato lo studio della trasformazione alchemica e quindi l'idea del tempo, i materiali.
ci sono tanti tempi, i tempi della ricerca del materiale, il tempo della decomposizione, i tempi della trasformazione, tutto questo ritmo. Mentre lavoro mi piace appunto ancora adesso il rumore che si fa maneggiando questi materiali e la trasformazione cromatica che diventa pittura. Insegno più che il colore protagonista del mio lavoro, perché mi fa riflettere sulla necessità che avevo comunque di rappresentare delle cose e di lasciarle un po' misteriose, un po' evocative più che rappresentate. Il colore di per sé non aveva poi un fascino particolare, era il racconto, la fantasia, inventarmi delle cose. Il colore è una cosa astratta, insomma, esiste e non esiste, mentre la tattilità, il rumore, la fisicità di questi materiali, l'empatia che si è creata, è più che altro curiosità d'indagine su queste cose, perché trasforma la memoria insieme al tempo in pittura. Questo nasce proprio dal lavoro principale che faccio, che è quello del libro, il sistema di lavorare così a pagine di libro, ed è come se fossero delle 4-5 pagine di questo libro che diventano in qualche modo per me comunque pittura, e sono fatte qui per assorbimento nella parte controllata da me e altri eventi che avvengono spontaneamente e che mi piace ovviamente lasciare come nascono spontanei attraverso gli effetti della trasformazione della materia. Queste sono le germinazioni e sono il lavoro su cui sto lavorando di più adesso, che dai cromogrammi. Questa è l'osservazione della trasformazione che avviene proprio attraverso quelle tele anche sotterrate, là che si accentuano. Lì ci sono trasformazioni in quella tela di sotterrata, perché sono più accelerate proprio dalla violenza del in quel momento così magmatico tra la terra e la violenza dei cambi di temperatura, dei tempi, delle temperature diverse. E qua è meno decantato, dove c'è una parte sola e il resto avviene per proprio germinazione autonoma, ed è proprio questa spontaneità della germinazione che mi affascina, e credo che su questo lavoro continuerò adesso a continuare. Anche mi piace proprio l'idea di questa continuità temporale di un effetto che diventa vita, che si rigenera, che in altro modo ritorna e se ne ricrea un altro. Bene, vi ringrazio ragazzi.